Buonasera. Gino Becchi è l'eccezionale e prestigioso protagonista di questa trasmissione. Questo personaggio è talmente noto e famoso, ben conosciuto da tutti gli appassionati di musica lirica, che ritengo non abbia bisogno di una particolare presentazione. Perché questo programma su Gino Becchi? Primo, perché con ciò noi intendiamo rendergli un doveroso omaggio verso un illustre artista. E secondo, per poter creare un documento, una testimonianza viva su di lui, così come la creeremo su tanti altri suoi illustri colleghi, perché abbiamo riscontrato che di artisti di una certa epoca mancano completamente delle immagini visive, o meglio televisive, che li abbiano effigiati nelle loro, o almeno in alcune loro, interpretazioni legate particolarmente al loro nome. E allora, nel corso di questa trasmissione, voi avrete opportunità stasera di vedere qualcosa di veramente straordinario. Gino Becchi, infatti, dopo tanti anni, rindossa i panni, i costumi di alcuni personaggi di opere particolarmente legate al suo nome, interpretando delle romanze per le quali abbiamo predisposto qui in studio delle opportune scenografie. Più avanti interverrà il critico dottor Maurizio Modugno, critico musicale, che tratterà, per così dire, l'aspetto più ufficiale di Gino Becchi, cantante e interprete. Io intanto inizio il programma facendo una brevissima, velocissima carrellata, perché presumo che l'intervento del dottor Modugno sarà piuttosto lungo e interessante, ovviamente, e rievocherò con il mio amico e collega e carissimo ospite qui illustre Gino Becchi le tappe più significative della sua carriera. Gino Becchi è nato a Firenze e nel 1936 ha debuttato a Empoli nella Traviata. Già nel 1939 era alle Terme di Caracalla in Roma per interpretare Aida e Pagliacci. Bene, queste recite ebbero un successo tale che gli valsero la prima scrittura alla Scala subito nel 1940. Dove debuttò con La forza del destino, diretta da Gino Marinuzzi e con illustri e colleghi cantanti dell'epoca e di tutti i tempi, Gina Cigna, Ebe Stignani, Beniamino Gigli e Tancredi Pasero. Da quel momento ha avuto inizio una splendida, fulgida, gloriosa carriera per Gino Becchi, che ha cantato poi in tutto il mondo e alla Scala praticamente tutti gli anni, vero? Se non sbaglio, sì, fino a praticamente sì, sempre fino a che la cessazione. Ecco, fino alla cessazione della sua attività nell'agone lirico, chiamiamolo così. E Gino Becchi si specializzava immediatamente nel genere drammatico, verdiano in particolare, con Balli in maschera, Trovatore, Rigoletto, Forza del destino, Nabucco e Otello. E a proposito di Otello, noi vi presentiamo subito la sua interpretazione, quella registrata e realizzata appositamente in questa circostanza, del Credo dall'Otello di Giuseppe Verdi. Perché son uomo
legionario in me. Penso è che da me procede per mio destino ad ampio. Credo che il giusto è un istrione beffardo nel viso e nel cuore, e tutto in lui è bugiardo, lacrima, bacio, sguardo, sacrificio e dolore. E credo l'uomo, un uomo di nipo forte, dal questa magnifica, stupenda interpretazione del ruolo di Iago nel Credo dell'Otello. Torniamo brevissimamente alla carriera di Betti e diciamo che, oltre alle opere che ho citato, ovviamente lui si è specializzato in un ruolo che praticamente credo forse è il più legato al suo nome, il Figaro, no? Il barbiere di Siviglia è uno dei più dei ruoli che tu hai interpretato, sì, e hai interpretato più spesso. Quante recite? Oh, un'esagerazione. Dimmi. Incredibile. Ma a me mi risultano 636. Non so se mi spiega, di poco, no? Una vita in te, una carriera. Esattamente. E Gino Betti ha praticamente costituito un... fatto parte, ecco, di un terzetto che negli anni 40 e 50 era in auge. Intendo parlare del terzetto Maria Caniglia, Beniamino Gigli e Gino Betti, con i quali ha interpretato un'infinità di recite e in maniera particolare, credo, fra le altre, anche Andrea Chenier. Sì, vero? Infatti. Della quale Andrea Chenier c'è anche l'opera incisa. Incisa, sì, ho avuto la fortuna anche di avere qualche consiglio particolare direttamente da
Giordano. Da Giordano, perché la mia età proprio mi ha portato a conoscere Ecilea e Mascagni, eccetera, eccetera, i quali sono stati dei maestri. Certo, lo credo bene. E a proposito di Chenier, vi propongo la visione e l'ascolto dell'interpretazione di Gino Becchi in Nemico della Patria, romanza che è inciso appositamente per questa circostanza. Il mio cammino.
del Santo Grelo. Io d'aglio salmo il cuore, e chi così m'ha reso, si era ironia. Dopo quest'altra magnifica interpretazione di Befi, torniamo brevissimamente ecco sulla sua attività e parliamo un po' dell'attività estera, attività internazionale, che praticamente è iniziato nell'immediato proprio dopoguerra, vero? A parte l'Egitto, che è stata proprio la prima uscita fuori dalla patria, sì. E subito Lisbona. Tutta la compagnia, andammo tutti a Lisbona, c'era il trio Lescano, Casola ci chiamavano così appunto, Beniamino Gilli, che poi in realtà non era un trio, era un quintetto, che c'era Bittignani e Giulio Neri, che eravamo sempre insieme. Poi è stata la prima uscita ufficiale con tutta la compagnia per Lisbona, e poi naturalmente Brasile, Argentina, ma insomma, tutto il mondo, ecco, è inutile stare a elencare, sarebbe lungo, si sa. Ecco, ma io vorrei ritornare su uno dei personaggi che sono stati particolarmente legati al nome di Gino Befi, quello di Rigoletto, e proporvi subito la visione e l'ascolto della sua interpretazione della romanza Pari siamo. Pari siamo, io la lingua e gli alcuni. Thank you.
Questa magnifica interpretazione di Gino Betti nel Rigoletto, io vi proporrei subito la visione e l'ascolto della sua interpretazione in un altro ruolo verdiano, quello di Renato nel Ballo in maschera, nella romanza Eri tu che macchiavi quell'anima. Oh,
Superlativa anche questa interpretazione di Gino Becchi, del quale io desidero rammentare anche un'altra sua attività, è piuttosto notevole, è quella cinematografica. Gino Becchi ha interpretato un qualcosa come oltre 20 film, mi pare. 23 film, ecco, di particolare successo proprio. Sì, qualcuno sì. Parecchi, si vedono tutt'oggi e le canzoni soprattutto incise, che scritte per Gino Becchi e da lui divulgate, vanno in voga tutt'oggi, mi pare, no? Sono io lo vedo dai rendiconti dei dischi, canticchiate e suonate tutt'oggi. E a proposito di questo poi ti chiederò qualche cosina. Nel frattempo io vorrei proporvi la visione e l'ascolto di un'altra grande interpretazione di Gino Becchi, quella di Falstaff, e dal Falstaff di Verdi Gino Becchi vi interpreta L'onore ladri. Questa magistrale interpretazione di Falstaff del nostro Gino Becchi, io do la parola al dottor Maurizio Modugno, critico musicale ed esperto in vocalità,
perché ci mostri il suo punto di vista, ci faccia conoscere il suo giudizio sull'arte canora e interpretativa di Gino Becchi. Prego, dottor Molino. Voglio cominciare leggendo una testimonianza che credo forse stupirà Gino Becchi, perché chi me l'ha data mi ha detto che lui forse non ricorda questo fatto, non è neanche a conoscenza. Avevo da poco avuto una scrittura con il Teatro dell'Opera di Roma, teatro allora folto di giovani desiderosi di imparare, come Neri, Taddei, Taio, Silveri, e dovevo interpretare la parte di Baldassarre nell'Arlesiana di Francesco Cilea. Improvvisamente mi dissero che la direzione artistica del teatro aveva deciso di affidare la parte ad un altro baritono e di dare a me il ruolo di Metifio, il secondo baritono. Ero molto giovane allora ed è facile immaginare come rimasi abbastanza male e con quale animo andai in teatro qualche giorno dopo. Entrai in sala prove e quando venne il turno del baritono mio rivale mi avvicinai. Attaccò l'aria come due tizi accesi e tutti rimanemmo di sasso. Era una voce immensa, per naturale generosità di suono, per gli acuti potenti e facilissimi, per le mezze voci, per l'accento. Capii che non avrei mai potuto cantare così e da allora ho puntato su un tipo di interpretazione che non voglio definire in nessun modo, ma diverso. Quel baritono era Gino Becchi e chi mi ha raccontato questo episodio era Tito Gobbi. Il baritono fiorentino, cui questo mio breve profilo critico è dedicato, aveva allora poco più di 20 anni e nel giro di pochissimo tempo sarebbe clamorosamente diventato il più importante, il più applaudito, il più popolare di tutti gli altri baritoni della sua generazione, vincendo in fulminea rapidità di successo i suoi coetanei Silveri, Gobbi, Taddei, che dovettero attenderne la parabola discendente per giungere a completa e indiscussa affermazione. Quali i motivi di questa vertiginosa ascesa? Quali cioè le componenti che assegnano a Gino Becchi, lo si voglia o no, un posto indiscutibilmente grande nella storia del canto? È un posto che egli tenne fermo ed incontrastato per oltre un quindicennio. Questi motivi sono da ricercare in primis nel materiale vocale posseduto da Becchi, materiale che non è certo azzardato definire come la più grande voce di baritono apparsa dal 1935, epoca del declino di Benvenuto Franci, ad oggi. Dai dischi noi non possiamo avere un'idea precisa di questa voce, un'idea solo approssimativa e se non dopo un ascolto attento e spesso faticoso. Dico approssimativa perché Becchi incise in fondo pochi dischi, 6 opere complete, se non sbaglio errato, Ballo in maschera, Ida, Nabucco, Barbiere, Chenier, Cavalleria, e una 30 o forse anche meno di brani staccati. E perché la sua voce non era particolarmente fonogenica, risultando come soffocata dalla mancanza dello spazio teatrale, e anche perché, l'ha detto lui stesso anni fa, incise quei dischi spesso con fretta e disattenzione. Tuttavia, soprattutto grazie al Nabucco, questa importante incisione ripresa dal vivo nel 1949 al Teatro San Carlo, è possibile individuare un'organizzazione vocale, come ha detto Gobbi poco fa, di vero autentico baritono drammatico, definizione che con buona pace di altri critici è teoricamente e storicamente attendibilissima. Anzi, che vorrei correggere con quell'espressione giustissima che usano i francesi, di bariton verdi. E quindi una voce dotata perciò di una ampiezza eccezionale, capace di risuonare in qualsiasi ambiente, in qualsiasi spazio, anche dei più vasti, di fiati straordinari, pronti a qualsiasi arditezza, di un timbro dal fascino cupo, dai riflessi bronzei, ma che poteva essere schiarito o scurito a discrezione, in funzione suggestivamente espressiva, passando da inflessioni quasi tenorili a suoni corposi e bruniti, caratteristica per la quale bisogna risalire addirittura a Caruso. E soprattutto con un settore acuto di espansione torrenziale, esteso certamente fino al sì naturale, con uno squillo da tromba del giudizio ed una potenza di mordente drammatico che non hanno trovato in seguito alcuna possibilità di confronto. Una voce però capace ancora di piegarsi a mezze tinte, a mezze voci di effetto straordinariamente efficace, a smorzature improvvise, da suoni pieni e penetranti ad altri morbidissimi. A ciò si aggiunga un accento espressivo fin troppo naturalmente versato verso le accensioni arroventate, verso le scansioni veementi di re e tiranni, di guerrieri e conquistatori, di vendicatori truci e di padri giustizieri. E si capirà come al giovane fiorentino si aprissero immediatamente tutti i teatri per tutti i grandi ruoli dell'universo baritonale. Dai pagliacci, dove gli acuti dell'andiam incominciate folgolavano le platee, a Rigoletto, dove la tragedia del buffone assumeva toni autenticamente vittoriani,
al Nabucco, dove l'allucinazione stravolta del tiranno sapeva piegarsi in assorta preghiera, alla forza del destino, all'Otello, al Falstaff, all'Amleto di Tomas, al ballo in maschera, all'Ernani, al Guglielmo Tell, fino al Trovatore, all'Aida e allo Chenier. Ma nessun disco probabilmente riuscirà a rendere di Becchi la sconvolgente forza scenica, la presenza teatrale oggi per noi irrecuperabile. E anche qui voglio avvalermi di una testimonianza, rilasciatemi solo qualche giorno fa da Renata Tebaldi. Mi ha detto la Tebaldi, quando Becchi entrava in palcoscenico, ne diveniva subito il padrone assoluto, e non solo per l'imponenza dei mezzi vocali, ma anche e forse soprattutto per la personalità prorompente ed accentatrice. Con Becchi in scena non poteva che essere lui il trionfatore, il detentore dell'entusiasmo popolare, dell'applauso frenetico. Se altri baritoni possono essere stati superiori a lui per altri aspetti, nessuno lo è stato e lo sarà per questo suo naturale ed incontrastabile dominio della scena e del pubblico. Un'altra considerazione. Nel momento in cui Becchi appariva nel mondo dell'opera, era già declinante, o piuttosto declinata, la grande stirpe dei baritoni attivi nel primo venticinquennio del secolo. Battistini, Cashman, Tittaruffo, Amato, De Luca, Stracciari, Galeffi e anche Danese. E se per quelli ancora in attività, come Franci, Basiola, Borgioli, il giudizio oggi dei più rivalutativi, soprattutto per Basiola, allora il favore del pubblico attendeva, per dir così, un messia dei baritoni che rinverdisse dei fasti in effetti ineguagliati. L'ambiente ed in fondo il condizionamento storico che informò la generazione nata tra il 10 e il 20 fu proprio questo. Ed era evidente che una voce importante come quella di Becchi si riferisse idealmente alla voce più importante, a quella che più aveva sconvolto la storia del canto, per l'essere una forza della natura bruciante e travolgente, Tita Ruffo. Certe inflessioni di Ruffo, è cosa nota, furono quindi riprese da Becchi, reinventate e riproposte con non minore effetto, anzi con una maggiore sottolineatura di alcune risonanze nasali, di alcune platealità che oggi forse possono apparire datate. Tuttavia, le considerazioni che qui è veramente necessario compiere una volta per tutte sono di un ordine storico in una prospettiva più vasta e che forse vanno un poco contro a quanto pensa la maggior parte della critica di canto. I grandi baritoni di oggi si chiamano Bruson e Mills, baritoni squisitamente lirici, si chiamano Cappuccilli, baritono drammatico, o Leonucci, baritono brillante. Il resto? Il resto è squallore assoluto, passatemi l'espressione, è un'assenza totale di grandi voci, di voci importanti. E non dico certo come Ruffo, Franci o Becchi, ma che riescono a malapena a superare l'orchestra e che riescono ad emettere degli acuti degni di tal nome. I concorsi di canto, i premi, gli sperimentali, i festivals lo dimostrano ogni giorno. A Becchi, a quello che è stato Becchi nella storia del canto e oggi per noi ai suoi dischi si può forse dire, osservare, sì meno truce in certi momenti o sì meno plateale, ma non si può non dire che oggi vorremmo avere almeno quattro baritoni che valgono solo un quarto di quello che fu Becchi, quello che lui è stato nel mondo dell'opera e che abbiano una voce solo lontanamente paragonabile alla sua. Ed io vorrei essere più vecchio di 20 anni per averlo ascoltato dal vivo. Mi è permesso di dire qualcosa, certo, non so se posso... È tutto concesso, la trasmissione io è tua. Io veramente sono, oserei dire addirittura un po' commosso e stupito un po', perché va a finire che poi io ci credo, capito? No. Il discorso che è grave, sì. E naturalmente il mio pensiero in prima cosa va all'amico Tito che così, in modo così carino, ha voluto complimentarmi, del resto siamo sempre stati ottimi amici. E io confesso una cosa, è che da buon presuntuoso lo ero molto ai tempi giovani, avrei fatto come lui, perché in possesso come era Tito e come è, penso ancora in attività, grazie a una salute eccezionale evidentemente, e avrei fatto come lui, avrei rifiutato, dice come una parte così importante per la levare e darlo un altro, sarà più bravo, sì, però io non sono da meno, e poi lo ha dimostrato perché c'è una cavatina fatta da giovani, dico che è splendida, e naturalmente anche le parole di Renata sono, non lo so, sono da mettermi in condizione di confusione. Rispecchiano quello che è stata la realtà, quello che tu sei stato in teatro e che... E d'altra parte convengo, scusami l'interruzione poco cortese, convengo col dottore
che una certa dose, magari, nelle mie interpretazioni di stionismo, se vogliamo, di esagerazione di una vocalità eccessiva e di un certo abuso di certi fiati e così, oggi, francamente, e qui mi confesso proprio al pubblico, sono sincerissimo in questo momento, non so se farei altrettanto, ammettendo che oggi fossi ancora in possesso esattamente della pienezza dei miei mezzi vocali dei miei 23 anni di allora, o 24 o 30, quelli che sono stati il periodo che lei ha voluto definire in 15 anni d'oro, e forse sarà così. Ecco, forse io non farei certe cose. Lei ha presentato una domanda che avrei voluto farle proprio su questo. Ah, sì, lei voleva dirmi, cioè? Chiederle se lei avesse continuato a cantare, mettiamo fino ad oggi. No, guardi. Avrebbe conservato certe caratteristiche. Io faccio delle cose delle volte, non alla Scala, non al Teatro dell'Opera, naturalmente, dove ho avuto compagni, e cioè, ho avuto questa fortuna soprattutto di avere compagni, la carissima amica Caniglia, insomma, che è stata una delle voci, i Gilli, Benamino, Lauri Volpi, Tito Schifa, la nostra, certo, insomma, certo. E sa, questo è un incentivo formidabile, perché naturalmente cantando con dei migliori siamo spinti all'emulazione, al far meglio, e ad un certo senso ad imitare certe cose, no? Certe cose di carattere tecnico, certo, come quando si dice della mia voce, che io abbia voluto tentare di imitare la voce di Tita Ruffo, no, c'è un piccolo sbaglio. E non vorrei essere noioso, ma brevemente lo devo dire una volta per tutte: io ho cercato di imitare soprattutto la meccanica di Tita Ruffo, che io adoravo, mi piaceva la meccanica, perché ritengo che con quella meccanica si possano fare, si potevano fare, si possono fare, si potranno fare delle cose che gli altri non è concesso fare, cioè fiati enormi, acuti, facili, però sostenuti, belli, squillanti, esatto. Solo così. Allora, in fondo, non ho colpa, diciamo, se la natura mi ha dato un organo vocale con delle fattezze, diciamo così, che hanno una certa assomiglianza, molto relativa, naturalmente, per carità, non voglio con questo fare di paragone, però... Se le mie risonanze, la maschera cosiddetta, così, la laringe un po' assomigliante, il collo, queste assomiglianze, è logico che imitando una stessa meccanica il risultato non potrà essere, del resto questo si ripete con Caruso e Gilli, vi sono i rischi di Gilli, i quali, e Caruso bisogna fare molta attenzione, e dopo allora ritroviamo in una consistenza vocale differente, il primo Caruso, noi ritroviamo una cosa. A questo punto consentimi, posso portare una testimonianza, ecco, a proposito di Gilli, il grande Beniamino, il quale in più occasioni mi ha detto personalmente: io cerco e ho sempre cercato di imitare la tecnica e la meccanica di Enrico Caruso. Ecco. Oh, e non solo, se guardiamo anche la faccia esteriormente, esatto, il fisico, esatto, noi lo ritroviamo, esatto, le stesse, esatto, ampiezza delle, certo, delle sue mascelle pronunciate, certo, la stessa maschera ampia qua, il naso, la bocca grande e aperta che si apriva qua, quella pronuncia staccata, libera, certo, stupenda, quella tecnica inimitabile, formidabile di Beniamino, quello che tu sei, certo, ancora... Certo. Scusate, caro pubblico, se noi ci siamo un po' dilungati su ragioni tecniche, ma è interessato a sentire. Ma comunque è importante questo fatto della conformazione fisica e soprattutto delle ossa del cranio per le risonanze. Infatti si vede oggi come una cantante come Joan Sutherland, che è certamente una delle più grandi soprano che siano esistite e forse la più grande vocalista nel registro di soprano di questi ultimi anni, come abbia una conformazione delle ossa del viso assolutamente particolare e che le dà la possibilità di mettere in maschera quegli acuti, di dare quel certo tipo di interpretazione, non solo, ma di avere quelle sonorità estremamente ampie, estremamente belle sotto ogni punto di vista e perfette sotto il punto di vista dell'emissione, della tecnica. Abbiamo fatto anche questa precisazione in merito alla vocalità. Io ringrazio il dottor Modugno per il suo interessante intervento e per le sue testimonianze che ci ha portato. Sia personale, sia di due carissimi colleghi, certo, quali ancora io voglio dire un grazie di cuore. Colleghi. E credetemi, io vi voglio altrettanto bene e vi stimo del pari, ugualmente, con uguale intensità.
e simpatia. Ecco, e dopo questi ringraziamenti, queste precisazioni che ci ha dato prima Gino Becchi, io vorrei ritornare allo spettacolo, diciamo alla parte spettacolo del nostro programma, e farvi vedere e ascoltare l'interpretazione di Gino Becchi nella Cavatina di Figaro dal Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. L'arca al patotum della città, l'arca, la 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 la. Questa bottega che l'alba è già presto, la 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 la. Oh, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barriere di qualità, oh, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo! La 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 la! Fortunatissimo per verità, bravo! La 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 la! Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità! La 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 rota per tutto la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sto, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no non si dà. La 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 la. Un rasere pettiri, lanciate fuori vici, hanno comando sotto chi sta. Lanciate pettiri, lanciate fuori vici, hanno comando sotto chi sta. Bella risorsa, voi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, col tra-la-la-le-ra-le-ra, col cavaliere, col tra-l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 a. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, per vecchie fanciulle, buona perrucca, brillante la barba, buona sanguigna, e vendi biglietto, tutti mi vogliono, ma la parrucca, perso la barba, vendi biglietto, e Figaro! Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, una alla volta per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, per Figaro, sono qua, ehi, Figaro, sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su e Figaro giù, tanto moltissimo dopo del fulmine sono rifacciato per la città, e ci sto, e ci sto, e ci sto, e ci sto. Ah, bravo Figaro, bravo guapissimo, ah, bravo Figaro, bravo guapissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Ah, bravo Figaro, bravo guapissimo, ah, bravo Figaro, bravo guapissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Sono il fattore della città, sono il fattore della città, della città, della città. La 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 la
dopo questa stupenda interpretazione di Gino Becchi, io vengo ad oggi, ai nostri anni Ottanta, e voglio chiedere al mio illustre e caro amico e ospite, ecco, di dirci di che cosa oggi si occupa, perché so che tu già da tanto tempo ti stai sempre occupando nell'ambito del settore lirico. Sì, è vero. Beh, ho ceduto un po' alle lusinghe, mi sono lasciato, per così dire, traviare, pensando che veramente possa dire qualche cosa e la mia lunga ultra decennale esperienza possa servire a dare qualche consiglio buono alle nuove generazioni, alle nuove leve della lirica. E per questo allora soprattutto la mia attività si basa in dei corsi di perfezionamento dell'interpretazione dell'opera lirica italiana, naturalmente, e di questi corsi veramente sto facendo a bizzeffe, tutti con buon esito, devo dire, sono veramente soddisfatto. Firenze è un corso che si ripete ormai da molti anni, Barcellona lo stesso, sono stato a Monaco, sono stato chiamato alla Scuola Superiore di Musica di Varsavia, adesso dovrei andare in Georgia, devo andare in Georgia, cioè, mi correggo, a Mosca devo andare e anche in Cina, oltre che al Messico, quindi... Cioè, cominci a rifare il giro del mondo, ecco. Con qualcosa in più, perché in Cina non ho mai avuto l'opportunità di cantare, quindi... un altro paese aggiungi al tuo già immenso e vasto giro del mondo che hai fatto, e forse ti mancava proprio la Cina. Forse sì, è uno di quelli che mi manca. Bene, Gino, io vorrei pregarti di concludere la trasmissione che noi abbiamo voluto a te dedicare, facendoci ascoltare... Lo ripeto, lo sottolineo, siamo negli anni Ottanta, vero? Gino Becchi mi pare sia una cosa come 22 anni circa, vero, che abbia smesso di cantare. No, sono un po' troppi, ma è troppo. 20? Sì, Ma diciamo, circa 20 anni, noi stiamo a sottolineare. No, te lo dico subito, il Falstaff a Siena con nel 1964 e poi una tournée di Barbieri di Siviglia nel Piemonte, quindi... Poi 64. Manca pochi anni, 4. Comunque, ripeto, siamo negli anni 80, io vorrei pregarti di concludere questa trasmissione facendoci ascoltare un piccolo brano, una piccola cosina. E siccome i tuoi film sono andati tanto in tutto il mondo e queste canzoni abbinate ai film sono conosciutissime, io lo sentivo ieri proprio fischiettare per la strada 1, La strada nel bosco. Io ti rivolgo preghiera di farci il ritornello così. E talmente la cosa improvvisata, credetemi, perché sto prendendo si suol dire in contropiede, che non ho messo lì il pianoforte, ma non c'è il maestro, te l'accompagno io al pianoforte. Osa, quello che non dovrei usare sono io che non dovrei usare, perché una delle ragioni per le quali io ho cessato di cantare allora è proprio per non arrivare al momento di essere poi commiserato dal pubblico e che dice, ma questo qui, ma perché canta? Il poverino fa del suo meglio, però allora ecco, lasciare in bellezza, non, ecco, per quello volevo, adesso non vorrei rovinarmi tutta quella simpatia guadagnata in tanti anni, io ho onorato la voce. Io sono certo che si consoliderà questa. Comunque mi perdonerà, io faccio quello che posso, che poi... E anch'io, ma... guarda, nell'accompagnato. No, vabbè, accompagnato va sempre bene, sai. Che tonalità. Ma io non lo ricordo, mi pare che fosse sensibile a volte. Non me lo ricordo. Le parole come... scusate. Vieni, c'è una strada nel bosco, il suo nome conosco, vuoi conoscerlo tu? Vieni, è la strada del cuore, dove nasce l'amore, che non muore mai più, laggiù fra gli alberi, intrecciati coi rami in fior, è un nido semplice, come sogna il tuo cuore.
conoscerlo tu. Bravissimo Gino, bravo, io vi faccio, ti faccio tanti complimenti. Ma che vuoi complimentare? Lei è con te e ti ringrazio sentitamente. Allora io che devo ringraziare, no, avrò l'occasione di essere ancora un po' con il mio pubblico, io, se mi è permesso dire. Ti ringrazio sentitamente per averci concesso la realizzazione di questo documento su di te artista prestigioso che ha onorato il nostro paese in tutto il mondo, e con la sua arte canora e interpretativa. Caro Gino, ancora tanti tanti ringraziamenti e tutto, tanti tanti auguri e speriamo a rivederci presto. Un ringraziamento anche al dottor Maurizio Modugno per il suo autorevole intervento. A voi tutti, buonasera.